dove stai andando? Sui mobili ti stai arrampicando? Oh, eh no, ma io sono invisibile. Ah, ah, che pizza, insettone schifosone! Scendi! Scendi dalle mense! Vieni qua, insettone schifosone! Vieni qua! Cos'è? No, però senza fame! Ci sono dei bambini che guardano questi video, dei bambini! E devono vedere queste robe! Svergognati! Svergognati! Dove? La caverna stava trovando. Quella è la grotta di Nettuno, È enorme, ragazzi. Le chiappe di Alex, ci sono gli speleologi che ci si perdono dentro. Aiuto! Benvenuti. Oggi, come potete vedere, siamo degli insetti, siamo dei centipidi. Centipidi. Ma che schifo! Siamo di brutto! E ci sono anch'io! Ci sono anch'io! Lui è un ragnetto, ragazzi. Che schifo! Ma lo vedi laggiù in fondo? Ma che schifo che fa? È un diverso da noi. Non ci piace perché. Accoglietemi nella vostra chiesa! Noi centipedi, ragazzi, siamo l'insetto superiore, super potente. Dovremo riuscire a rubare del cibo per i nostri bambini. Ma Alex cercherà di sbatterci dentro questa prigione brutta. Sì, se io gli metto anche nelle chiappe. Allora adesso abbiamo bisogno di qualche istante. Per prepararci di partenza. 2 secondi. Sì, quindi dirigiamoci subito dentro la nostra. Posso stare con te, mastro centipedo? Venite, vi faccio vedere io. Ragazzi, tutta la gang di centipedi. Stai zitto, tu non sei un centipede. Sei schifoso. Lo stesso, mi hai adottato. Questo qui è il nido dei centipedi. Vedi un piccolo tuo qua in mezzo? E ti prego, qualcuno vuole figliare con me? No! Ma che schifo! Questi sono tutti bambini di centipede. Tu sei un brutto bambino ragno. Quindi, però io sono molto accogliente, quindi potrei accoglierti ogni tanto. Mi hai adottato, l'hai forse detto. Dipende se riusciamo a trovare del cibo. Alex, tu sei pronto? Noi siamo pronti, sono prontissimo, le mie chiappole enormi mi metteranno in cella. Che cosa gli ha preso? È pazzesco. Mamma mia, ma che gli ha preso? Un attimo pazzesco. Voi siete pronti? Cioè, quello era proprio un attimo di quella roba là, pazzesco. Siamo a 0, dobbiamo fare tutto il giro e arrivare a 10. 3, 2, ci dividiamo, 1, sì. Via, iniziamo. Zampetto! Vado con te, sì. Zampetto in giro! Occhio, questo è quello che noi bramiamo, vedete? Queste buste di monnezza piene di Oddio, buonissime, ma ci piacciono quelle! No, no, vado via, buttami fuori dalla casa! Ha rubato? I ragni fanno così, ragazzi, un po' poi la feccia. Faccio anche il vestito del ragno, se stai vuoi. Stai zitto! Occhio che ti fa la tela addosso e cerca di mangiarti, No, allora, ragazzi, ho dato da mangiare ai miei bambini il primo busto di monnezza. Dobbiamo darne 10, ragazzi. Sarà un lungo percorso per noi, ma noi non abbiamo paura, siamo pronti. Lion, seguimi! Averla, la paura, Lion! Seguimi, ne ho trovato uno, vieni con me, qua sopra! No! No! Ma io ho sbagliato! No! Gabbia. Allora, ragazzi, aiutami, facciamo così. Mamma. Mamma t'ha ammazzato. Perché? Ho sbagliato, io volevo prendere Alex, però tu eri nella via e allora è il mio primo ragno in gabbia, cico, lo godo. Faccio quello che vuoi, Alex, fallo entrare nella caverna. Ma perché non vieni con me a prendere un'altra busta? Aspetta, ragazzi, scusa un attimo che devo parlare qua. Cosa devo fare? Devi andare a quel paese, Anna, vieni qui. Allora, se è Lion centipede, no, Lionpede qui, sta andando a fare le sue cose, che gli piace divertirsi. Tu lo devi tirare in giro come una. Ho capito che hai tante gambe, ma io ti prendo a calci con due che c'ho, Ho capito, brava. Ma scusa, stavi là. Vieni qui, vieni qui. Vieni qui, ascolta. Razzola via. Brava. Oh, Lion, ma dove sei? Non stai trovando nessuno. Ah, ma guarda, tra un po' ti liberiamo anche quell'altro schifoso. No, potete. La babba arriva a liberarmi. Sre, portami al nido, che ho una busta. Ti porto subito, fini qua. In quanto fai schifo. Vabbè, perché sono più lungo? No, è la prima volta al mondo in cui Stregatto è più lungo degli altri. Nuovo! Sì, perché di solito, ragazzi, si aprete tutti al pisellino microscopico. La volta invece è più grosso degli altri. Abbiamo capito. Potenza! Probabilmente tutta la cortezza di pisellino si compensa con la lunghitudine, invece. Non è vero! Di non ci credo. Spider. Sì, bravo. Ma hai rubato la busta di monnezza? Oh, mio sì, Dio, è bella umida, mamma mia, schifo, tutto il mio, che bello. Ma che schifo! Ma che schifo! Io le prenderò le carni! Ma hai schizzato male!
male. Cosa? Non ti posso lasciare con lui, Cico. Devo venirti a salvare. Sì, sì, vieni, vieni. Al massimo lo faccio io con te. Questa cosa pervertita se la fa lui. Ah, ma perché? Ma che siete oggi? No, 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 anche no, anche no. Se dici così, guarda, ti lascio dentro. No, no, non la faccio più. Però fia liberarmi, che questo mi sta guardando dalle spalle. Comunque questo è veramente schifo. Cioè, letteralmente, ti stiamo passando intorno. Ma non l'ho mai visto. Siamo piccoli, effettivamente. Siamo bassi. Ma non fallito. Sì, come nella vita reale, Cico. No. Che bello, che bello. Mio, mio. Mio, nel buco, vai. Sì, un'altra busta, no. Un'altra busta, un'altra busta. Due buste di monnezza per i nostri bambini. Venite con e me. Mangia! Un'altra busta di monnezza per i nostri bambini. Tre buste di monnezza, andiamo. Un'altra busta, quattro buste di monnezza per i nostri bambini. Alex, mamma mia, che schifo. Oh, andrò lo sfregato. Il pesticida, infame. Codalo, non me ne frega nulla. Allora, mettiamo da mangiare i nostri bambini, Anna. Va bene con i nostri bambini. Dai, dacci da come mangiare, razzoli. Qua dobbiamo già segnarne due. Quante gambe che hai, Anna? Tutte belle. Anche te ce n'hai tago, grazie. Due, tre e quattro. Ok, allora, uno, due, tre e quattro. Mamma mia, che potenti che siamo. La stiamo dando un sacco. La mamma mi ha abbandonato. La mamma mi ha abbandonato. Dove sei, mamma? Stai non zitto, ho perso. Stai facendo versi. Stai continuando a parlare. E sta piangendo. E stai piangendo. Complimenti. Hai fatto tutte le cose che mi danno fastidio in una sola frase. Non mi merito la tua famiglia, uomo. Non basta, ti giuro, che non ci sei. Schifo di schifo. Sono proprio diversissimo da voi. Sì, ma sì, che te uomo? È centipede qua. Una famiglia. Io infatti famiglia è persone che ami. Io ti schifo e ti odio. Però la famiglia è casa e tu sei casa per me. Non sei famiglia. Aspetta. Ragazzi, no, ho sbagliato. Okay, okay. Ho barato perché avevo saltato il 5. Perché qualcuno qui ha fatto la guerra dei numeri. Ma ha messo 1, 2, 3, 4 e non c'è il 5. E qualcuno non sa contare, secondo me, chi l'ha fatto. Normale, gente che è ignorante, ragazzi. Ma bisogna farci i conti con questa roba. Oh, ma le monnezze tutte io le devo prendere, non ho capito. Io non posso in prigione, Lion. Posso toccare il cibo per i tuoi figli? Io ho cercato di portarti e te ne sei andato. Mianna, che brutta rozza che sei però quando fai così. Cioè, lasciamela, Lion, la prendo io. Non posso. Cioè, se ammazzi Cico, ti giuro, non lo salvo. Ma come? Invece ti giuro, non lo salvo più. L'ho visto. Spettacino. Aiutami. Ti prego. Io sono un centipede che punge, devi stare attento. No, non vale. C'è il pungiglione sul sederone. Sì, 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 sono un centipede. No. Oh, ma sei un ragno, hai barato. No. Che schifo. Perché ho barato? Che schifo, era diventato un ragno per ingannarci. Ha cercato di mescolarci per ingannarci. E poi, che ingannamento è? Tu avresti ucciso anche me, che schifo. No, avrei fatto mai. Che... No, Alex, bravissimo. No, non volevo, dai, non ho usato la tattica. 10 secondi di time out. No. Uno, anche pochi, 10. 3, 4, 5, 6, 7. Grazie. Oh, mio Dio, quanto fai schifo. Grazie. No, tu rientri dentro subito. Rientra dentro, stai zitto. Andiamo. Oh, 9 e mezzo. Oh, no, no, oi. E 10, ora puoi uscire. Continuiamo a dare da mangiare ai bambini, che quelli hanno una fame. No, ma che ci manca poco, c'hanno una fame da lupi, quei cosetti. Allora, chi ha qualche busta di monnezza? Io! No, tu sei in gabbia, devi stare zitto. Io ne ho una. Bravo, amico, cosa aspettavi? Vieni, che ci riproduciamo. Adesso ci riproduciamo. Adesso! Ecco qui. Allora, i bambini qui del nido meridionale, ragazzi miei, hanno assunto... tre buste di monnezza. I bambini... un'altra per loro, tieni. Bravo, 4. I bambini del nido settentrionale ne hanno assunte tipo 5, mi pare. Quindi ancora dobbiamo andare avanti, ragazzi. Ce ne vuole ancora di più. Torniamo alla ricerca. Continuiamo a sbrigarci, raga, prima che quello stupido di Alex capisca che deve guardare lo schermo. Ma sono troppo stupidi, non riesco a capire dove siete. Brutto idiota. Bravissimo. Ma ce la fai a prendermi? Ma sei veramente... possibile, ma sei un demente. Sei un demente. Scusa, ti siamo passati tutti dietro. E tu non hai preso nessuno. Ma cosa vieni qua? Vieni qua. Ma come fai? Ma non prendo, non c'è chi ha pieno. Ma guardati. Ma come vai? Troppo scherzo. Piange e basta.
Oggi basta, cioè, fai qualcosa. Fai schifo. Mamma mi ha detto che era un bravo cercatore una volta. Sì, quando dovevi trovare una nuova famiglia. È proprio deludente. No! Però non l'hai trovata perché non ti vuole nessuno. Dai, devi trovare, devi prenderci. Ma ci metto tutto il mio impegno. Bravo, bell'impegno. Hai fatto bene. Alex, fai veramente schifo, per favore. Però, è vero che non puoi colpirmi sempre. Io ti ho detto che sono velenoso. Va bene, tu sì, gli altri no. E infatti solo io ti ho ammazzato. Stato? Qui ha tutta paura quella che urla. Ok, c'è monnezza sugli alberi. Finalmente. Ma questa è una torretta. Ma questa è l'ultima. Ma questa è una torretta per te. Vedi, mi ha messo in gatta buia. No, che schifo. Siamo io e te adesso. Che pezzo di maiale. Siamo uniti. Ma non sei manco più un ragno. Oh no, che schifo. Eccomi qua, sì, sono di nuovo io, sì. Neanche io, ma sei un miserabile, Cico. Ma che schifo che fai, Siamo miserabili due, non sono io. No, io no. Schifo, 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 strelitami. Sai, no, tu, lui no, lui no, lui deve stare dentro. Ti prego, mamma. Succhia, bastarlon. Andiamo via, ragazzi. Alex, fai proprio schifo. Tua madre non ti vuole. Ho sfigato le caviglie. Brava, Anna, brava. Adesso, Alex, ti si gonfiano quelle caviglie con la gotta che ti ritrovi. Oh no, c'ho già le chiappe gonfie. Brava, e mo pure le caviglie. Sì, sì. Ok, allora. Tieniamo 5. Siamo a 7 ora, Quindi 6 e mezzo. Che poco. Ok, con questa. Ne ho vista una. 8. Oh, basta. Adesso attenzione. Dici vincente. Bimbo, stai zitto. Ma perché non tu? Cosa hai detto? No! Perché non lo fai? Mi faccio velenare dal ragno Cico. Pungimi tutte le chiappe. Pungilo nel sottopalle. Che schifo, che schifo. Vai, addenta bene quel punto là. Gommoso, è gommoso. Ok, mangialo ben bene. Che schifo, devi smetterla. Allora ragazzi miei, bisogna trovare altra monnezza. Ma qui purtroppo sembrerebbe che non è che... Ah, ne vedo una. È lì sopra, è nascosta. Guarda dove noi andiamo a pigliare tutto. Ne ho trovato anch'io una. Prendila porcellona, prendila. No, vieni con me, devi prendere l'ultima, vieni. Aspetta che questa è problematica un attimo, È là sopra, se ci provo io, se vuoi. Cazzozza, Stre, questa è tua madre. Ma dove siete? Sto guardando tutto in alto. Aspetta, ma non ci siete. C'ho un'idea, Stre. Guarda che smart che sono. Ma no, ma sei un genio. Ma io ti adoro. Sei il mio... Ma che state facendo voi due? Dai zitto, sei escluso. Vieni con me, guardami. Sì. Qui. Sì. Guarda. Portami, bella scrofa. No, vieni, dritto, dritto. No, ti prego. No. Porcellino d'India. Qui dentro, Anna. Monnezza. Oh, attenzione, il maiale! Il porco! No! Vedo anche lui! Lo pungo, non ci devo. Mi schiva. È pungente, Aspetta che. Volevi, ti pungo! Ti ho punto! Venite via! Venite via! Solo Anna! No, ti prego! Andiamo a Natale, che ci mancano gli ultimi! Così impari, Questo è perché sei. I nostri figli, là! Non ce n'è, li ho schiacciati tutti! I nostri figli! Sì. Libri fighissimi! No, ce n'erano! Allora, uno e due! Abbiamo vinto! BOOM! Alex! Mio Dio, Alex, sei stato capace di perdere in una modalità in cui avevi il vantaggio al 100%. Ma non ti vergogni, che lui hai preso il Cico. Fallo tu! Lo faccio io! Vuoi essere umiliato? Vuoi essere ripassato in padella? Umiliami. Va bene, ti umilio allora. Vai, forza, vediamo. Ragazzi, c'è un problema. Uno tra voi avrà l'onore. Aspetta, ma questo qua è ancora qua dentro? Ma che schifo! Ti prego! Almeno adesso! Sei! Miserabile! Sparisci! Ma stai zitto! Ma cosa stai? Ricomincia a faversi? Cosa vuoi piangere? È la mia linguaggio! Ma perché non esplodi? Chiamo mia nonna, ti faccio schiacciare col giornale! No! Ti prego, c'è un bottone! Ragazzi! Allora, spaff! Alex, ti do questa sfida. Diventa il mio centipede. Assumi i panni del centipede. Davvero? Lion. Vediamo se riuscirai a fuggire come io ti ho punto a te e ti ho pungerò, ammazzato. Infame. Cosa si prova per una volta ad avere una faccia decente? Sono veramente bellissimo.
benissimo, grazie. Ringrazio tutti, grazie mamma, che sono qui per te. Potete partire. Vi avverto però, potrebbe esserci poco cibo rimasto. Cosa? Dentro le zone. Ma non ce n'è più niente! Ce n'è! I nostri figli, sì! A costo di darmi da mangiare io! Ce n'è ancora un pochino, però state attenti perché io non sono Alex. Io non fa... quanto sei stupido, fratello. Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, guarda come corre nel buco! Corrono nei buchi, nei muri questi porcelloni. Ma un boost il laio centipede. Pezzi di maiale. No, cibo. Quella speciale no, ti prego. Oh, vostre madri. Ma che Anna, devo codare. No, non voglio codare Anna. Oh, mi state... Capisco Alex, comunque ti confonde perché li vedi correre tutti. Mi sto tiltando. Ne ho contato uno però. Liberiamolo. Liberiamolo. Uno. Mamma mia. Mamma mia, Mario. No, però qui nessuno può venire a salvare sto sfigato adesso. Zitto, vorresti uscire? Rientra adesso. Oh, pezzo di cavolo. Oh, mamma mia, scappa. Vai, scappa. Non ci prendi. Correte. No, Mari. Beh, a lui non lo salva nessuno. Su questo non c'è dubbio, dai, suppongo. Dai, sono speciale, amici, vi prego. Oh, stai, hai rotto le palle adesso. Ti giuro, ti svengo. Brutto imbecille. E qua c'era pure della monnezza. Guarda che scarso che sei, stre. Mio Dio. Tu madre ti odia. Uscite. E io rimango dentro. Rimango dentro sto ragno schifoso. È morto. Noi siamo liberi però. Oh, non vale salvare a raffica però, eh. Ho salvato una volta sola. Io non ho più paura. Dai però. Lo fai apposta. Se no, campero la gabbia. Anzi, mo lo faccio. No, non vale. Non vale, Anna ha salvato tre volte. Ma c'è Alex dentro. Ma basta. Una volta sola io. Ma una volta sola, tu madre, una volta sola. Mo, chi c'è qua dentro? Io ed Alex. Sì, fate i bambini, fate i bambini. Oh, con la tua skin. No. Oh. Ricordati che è sempre Alex, eh. No, che schifo, perché me lo ricordi? Non voglio più. Ma le uova blu. Che schifo. Liberami, io ti prego. Chi dei due fa le uova e chi le feconda? Lui le feconda. Non ho capito. Aiuto. Quindi Alex adesso depone le uova, ragazzi. È bellissima la natura, poi Cico ci sbaglia. Che schifo. Oh. Bellissimo. È il funzionamento del mondo insetto. È la natura, è bella. È bella la natura. Pensa, tutti si divertono, tranne Stregato che è sempre solo. Via qua, no, brutto. Mamma mia, saliti sopra. Sono sicuro che Anna sta cercando di. Oh, ma il cibo riuscite a pigliarlo oppure no? Perché ce n'è un casino, Sfigato. Sfigato, idiota. Siamo in tre in prigione. Anna. Braci, Anna. O li salvi o t'ammazzo a te. Perché già. Bravo. No, abbiamo fatto. No, ma che è impossibile, di già hai vinto. Ma secondo me voi da bambini vi siete pisciati addosso talmente tanto che questo piscio vi ha marcito fino al cervello, capite? No. Vabbè, liberi tutti. Hai fatto l'errore, uomo, adesso vincevo noi. Io vi ho dato una seconda possibilità io. Giusto, grazie. Grazie. Comunque, cioè, io tanto non è che vivete molto, però, cioè, almeno un minimo di gratitudine. E guarda, ho trovato già un cibo. Bravo, schifo, siamo accurato. Vai, Chino, trovi un altro. Non ci credo, inutilità. Beh, dai, vado a ricordargli dove posso suonare la vita. Allora, hai cacato? Cos'è quella ragnatela là dietro? Sì, ho deposto le uova di Alex. Sì. Adesso, schifo. Adesso arriva lui tra un po' e le feconda. Aspetta che mo ce lo mando io dentro lì. No, che schifo. Andiamo tutto. Stai zitto. No. Stai zitto. Oppala. Pungente. Ragazzi, dovete impegnare. Hai visto come si gioca, Alex? Hai visto come si fa a essere forte? Sei fortissimo. Hai visto? Si dimucce che ama lì. Sono uscito. Ti prego, lasciami stare. Tu, madre, no, non mi sto fecondando addosso. Aiuto. Ti sei fecondato sopra, Schifo! E adesso? Che schifo di appiccicalza, che schifo! E adesso come usciamo da lì dentro? Dai, fermo, Non si può uscire! Ti schiaccio, sai, con quella. Con quell'addome fecondo! Ma lì, esatto! Con la tua mamma me la mangio pure, guarda, ecco. Che schifo!
Tu ritorni in gabbia. Allora, come siamo messi con i cibi per i bambini, ragazzi? Ancora quattro siamo! Miserabile questo traguardo. Io sto portando il quinto! Aspetta che è stregato un attimino. Che muore. Terribile! Siamo tutti morti. Ma di nuovo? Ma stregato, ragazzi, è contato qui. Stregato, il peggior insetto della storia, ragazzi. Ma ha fecondato lui. Che schifo. Ma perché è sterile, capito? Sì, tipo, poverino, che è una specie ermafrodita che però non riesce a produrre, non si risa. Oh, ma poverino! Il centipede sterile del Nicaragua. Ma mia madre mi aveva detto che avrei prodotto qualcosa di bello nella vita. Il tuo corpo quando ti schiacciano contro la parete. È la tua massima aspirazione. No, ancora, porcelli! Ma guarda che schifo, guarda che orda de sburricchie maledette. Non dire! Ma non dire, non dire, non ho detto niente, non ho detto niente apposta perché voglio essere legale. Non ho detto neanche una parolaccia in modo che voi non doveste segnare nulla. No, 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 no. Sì, ma ti giuro che vedo. Dove stai andando? Sui mobili, ti stai arrampicando? No, ma io sono invisibile. Insettone schifosone! Scendi! Scendi dalle mense! Vieni qua, insettone schifosone! Vieni qua, ti schiaccio, orca puzzona! Te! Ne ho visto un altro. Ho visto un altro ragnetto fetentetto. Il ragnetto si nasconde, non lo trovi più. Dove sei? Dove sono? Nella monnezza, dove tua madre ti ha partorito. Bellissimo, ti mozzi con la gambetta. Vieni qua. No, ti fecondo, ti fecondo. È finita, 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 è finita. Chi rimane in giro a cercare nessuno. La monnezza? Quanta monnezza avevano i vostri bambini? Non tanta. Cinque. Cinque monnezza, dovevate arrivare a puoi 10. Puoi venire a vedere la prigione, è successa una cosa. Quindi tu, qualcuno ha fecondato. Che schifo, della mi hai stuccato troppe volte, sì! E questa è la mia vendetta! Ti ho bucato la sacca! Ho capito, allora facciamo così. Che schifo! Adesso io dico chi esce, ok? Perché avete perso. Allora, Anna esce. Non si passa, non sto schifo! Aspetta. Sono io! Aspetta, esci. Ok. Ah, grazie! Anna esce, vieni qui! Sgambetta felice! Sì! Evviva! Poi... stregato esce. No. Vado a mettermi in qualche grotta. No, stai fermo. Tu sei più grosso. Guarda che insetto grosso. Ma è lungo. Le femmine degli insetti di solito sono più grosse. Quindi sei una bella femmina piena di uova. Mamma mia, che bella. Che schifo. Toh, un po' di fecondazione. Poi chi rimane dentro il buco? Io, Cito. Alex, dai, fammi uscire. Allora, faccio un secondo di uova. Esce Alex. Sgambetto. E si rimuove il mio aspetto in via del tutto immediata, perché non è degno di indossare neanche i miei calzini crostosi. Togliti anche che quello, schifo. Togli tutto, torna normale. Stare nudo. Fai schifo come insetto, pure come persona. E rimane chiuso da solo nella gabbia feconda Cico. Tu sei geloso che non puoi entrare qui dentro, di la verità. Ma feconda di più in giro. Feconda. Ecco qua. Di più, feconda. Sì, sì. Feconda. Così di più, di ancora. Più è possibile di più. È tutto fecondato. Sì. Sono scarico, aiuto. Detto ma di che feconda. Schifo. Bravo. Adesso rimani lì da solo. Che schifo, hai fecondato fino a fuori. Madonna, sei proprio prestante come femminuccia, sì, so spacco tutto, vai. Una bella ragnetta, mi piace. Ma dov'è Anna? Sono qua. Togliti il centipede, anche tu, stregato. No, mi piacevo. Anche il ragno vi dovete tornare normale, insomma. Devo fare disegni per farmi capire da voi, non capi. Normali. Anna, sei... siete due ragni. Oh, qui, scusa. Siete due figli. Ok, direi che per questo round di insetti ce la siamo cavata abbastanza bene. Io sono soddisfatto così. Tranne uno, vattene via, scusa. No. Grazie. Per oggi quindi ci possiamo salutare così. E Lion out! Ciao!